replica of denim di OVS. È il posto migliore dove cercare il tuo prossimo jeans. In OVS troverai il tuo modello preferito tra le molte proposte. E ora conviene. Fino al 17.it. Trentaquattro minuti dopo le 8 del mattino, come detto, ci ha raggiunti il senatore, ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, Un'altra strada, edito da Marsilio, un libro che sta andando benissimo, ne parleremo tra poco anche di questo. Senatore, come vorrei essere chiamato? Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovato. Buongiorno. Non è Matteo, buongiorno. Va bene così. Matteo. C'è Roma per Luigi. Buongiorno, ciao Diaco, buongiorno per Luigi. Come sta Renzi? Ci diamo del lei. Bene, molto bene, grazie, dal punto di vista... fisico, stiamo tornando a correre, no, poi ne nel parliamo, senso atletico del termine, nel senso sto cercando di rimettermi in marcia anche dal punto di vista fisico, ho perso qualche chilo, dai, per una maratona di novembre, proprio nel abbiamo iniziato proprio con cose che non interessano minimamente agli ascoltatori, ma non vedevo Diaco da un po', quindi gliel'ho detto bene. No, ma a parte che poter parlare è ovvio che si è più rilassati, no, rispetto a quando si chiacchierava da presidente del consiglio. E poi la radio è bella, ragazzi, la radio è abbiamo fatto tante cose insieme, io continuerò sempre a ringraziarvi per tante battaglie che avete fatto con questa trasmissione, con la radio. Io continuo a dire che se c'è stato l'Expo a Milano è anche merito del lavoro culturale che voi avete fatto negli anni, in quei mesi lì, no? Quando sembrava che tutti fossero contrari all'Expo, via, basta. Oggi se Milano è un'altra città, si sente respirare un'altra aria, è anche perché abbiamo fatto l'Expo, abbiamo rischiato l'osso del collo, ma l'abbiamo fatta, e voi ci avete aiutato molto, quindi bene così. Adesso bello, iniziamo a litigare, dai. Un'altra strada, Matteo Renzi. È chiaro che qui chi è fieramente contrario proprio all'avventura politica di Matteo Renzi potrebbe semplicemente e agevolmente concludere, ecco, un'altra strada che ti porti lontano dai palazzi, non ti far più vedere, eccetera, eccetera, eccetera. Il libro, in realtà, perché partiamo proprio quelli educati, quelli altri di un'altra strada, vai. Ci siamo capiti. Nel libro c'è in effetti il non solo il ricordo dei mille giorni che fa molto JFK, poi ci torniamo, ma c'è anche l'idea che Matteo Renzi, comunque sia, oggi fa altro. Assolutamente. Ma si ritiene un asset a disposizione del paese. Sbagliamo? Nel libro c'è la voglia di parlare di politica bella, perché con questa storia della dittatura dell'algoritmo, per cui Salvini fa esattamente ciò che gli dice la rete, ma senza una strategia, senza un orizzonte, senza dare un futuro all'Italia, noi stiamo impantanando il paese. Non voglio preoccupare nessuno di chi ci sta ascoltando, magari uno tampona quello davanti dall'Arabia, ma qui sta accadendo un fatto enorme. L'Italia è tornata in crisi, in recessione. Servono 40 miliardi di euro. Sto governo che non riesce neanche a decidere sulla TAV, si TAV, no TAV, ni TAV, è il governo che metterà la patrimoniale. Perché dopo le elezioni europee ci sono da trovare 40 miliardi di euro. Questi stanno per mettervi le mani in tasca. Poi sono simpatici loro, eh. Io ero antipatico, però c'erano gli 80 euro e la riduzione delle tasse. Con loro sono simpatici, vi fanno la patrimoniale tutti più contenti. E il libro che cos'è? Il libro è il tentativo di parlarne, di discuterne. A me sa cosa colpisce, Giuliani? A me colpisce che alle presentazioni, è chiaro che a presentare, ascoltare la presentazione di un libro vengono i suoi, cioè non vengono gli oppositori, ma alle presentazioni c'è un sacco di gente. E non è per un fatto di affetto, che pure io ricambio con grande gioia dal profondo del cuore, è anche perché c'è bisogno di parlare di una politica diversa. Basta con la dittatura del tweet che ti dice cosa fare domattina, ma si dimentica di dare una prospettiva di sviluppo all'Italia. E in questo Salvini e Di Maio stanno distruggendo il paese, lo dico con la morte nel cuore. Ecco, chiedo a Matteo Renzi, perché uno dei capitoli del libro mi ha colpito per il titolo, parla di sinistra e populismo soft. Ma esiste un populismo soft? Beh, il populismo soft è l'accusa che viene fatta a me dicendo ma tu eri allo stesso modo un po' un precursore di Salvini e Di Maio. Beh, se noi guardiamo quello che noi abbiamo fatto, per esempio sull'immigrazione, siamo totalmente un'altra roba. Io rivendico il fatto di aver cercato di salvare le vite in mare. Quando sento la storia di quel bambino di 14 anni che lascia il Mali e che si cuce nella camicia la pagella e che affronta il deserto e poi muore in mare, io dico non possiamo utilizzare parole come la pacchia è finita per questi bambini, per questi ragazzi, per queste persone. Rivendico la mia diversità con loro, così come lo dico con il massimo rispetto per chi in queste ore sta andando
a chiedere il reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza è una cosa incredibile, è un fatto diseducativo, educa i ragazzi a non cercare lavoro, a non studiare, a non fare fatica, tiene in vita il voto di scambio al sud con questo meccanismo del navigator. Ma dai, ma che facciamo? Il navigator dice, il navigator troverà 3 offerte di lavoro. Ma a Vibo Valentia, secondo voi, se ci sono 3 offerte di lavoro a testa, avete bisogno del navigator per sapere che ci sono queste? No. Il problema è che i 5 Stelle vogliono comprarsi il voto degli italiani e lo fanno non capendo che in questo modo segnano la loro fine. Dunque, il populismo soft è quello di chi dice voi, anche voi eravate populisti, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. E soprattutto poi parlano i numeri, cioè mi spiace dirla così, ma ho fatto un giro al nord in questo periodo, Veneto e Lombardia soprattutto, e anche Emilia Romagna. Queste erano zone dove industria 4.0, il superammortamento, la riduzione della pressione fiscale sul lavoro, gli stessi 80 euro che tutti contestano, ma fortunatamente nessuno toglie, erano misure che andavano in profondità a incidere sui cittadini. Invece qui cosa fanno? Danno a qualche decina di migliaia di persone la possibilità di andare in pensione prima. E che vuol dire andare in pensione prima? Che ci sarà un giovane in più che dovrà pagare la pensione. Stanno facendo misure economiche che non aiutano l'Italia. Senta Renzi, io non sono un ipocrita, voglio essere leale con lei. Quando è uscito di scena, diciamo, dal governo, quando ha perso il referendum del 4 marzo e poi le elezioni politiche, io le ho scritto un messaggio ringraziandola personalmente per la legge sulle unioni civili che ha dato modo a me e a molti italiani di poter onorare il proprio sentimento. Lei ha fatto molto sul terzo settore, ha fatto anche molto sul dopo di noi. Passiamo però a dei ragionamenti più politici. Lei è stato rimproverato da me e da alcuni altri di non aver fatto quello che forse andava fatto, cioè non scalare il Partito Democratico ma tentare di passare alla cassa del consenso che lei aveva ottenuto come sindaco e come presidente della provincia di Firenze per fare un nuovo partito. Le chiedo, si è pentito di non farlo, ma soprattutto quanto si è pentito di non essere uscito di scena dopo la sconfitta al referendum? Perché io so che lei avrebbe voluto, ma è stato convinto, non capisco da chi, a rimanere a galla. Tre cose. Uno, sui diritti io sono felicissimo, felice per lei, felice per il suo compagno, ma felice per tutte le persone che si possono voler bene senza aver bisogno di vergognarsi. A me colpisce quando si parte in aeroporto, in stazione, trovi tante ragazze e ragazzi che ti avvicinano e ti dicono grazie per una singola misura e molti mi dicono grazie anche per le misure sui diritti. Secondo punto, dovevamo sparire? Sì. Io l'ho scritto nel libro, in un'altra strada c'è un capitoletto dove dice che penso di essere uno dei pochi che si è dimesso da incarichi di responsabilità pur avendo i voti, perché il Senato, la settimana dopo il terribile no al referendum, votò a favore del mio governo, diede la fiducia e io però mi sono dimesso immediatamente. Avrei voluto sparire e smettere con la politica, come ricorderete. Non l'ho fatto perché sono stato convinto da tutta una serie di persone che mi dicevano è importante, devi avere rispetto per i 13 milioni che ti hanno votato, devi dare una mano da fuori. Con il senno di poi non lo rifarei neanche morto. Ma anche mediaticamente? Persone istituzionali... Io dico sparire anche mediaticamente. Questo è evidente nel momento in cui lasci l'impegno politico in prima linea, è evidente che sparisci anche mediaticamente. Il punto centrale, però, parliamoci con molta chiarezza, venivamo da 13 milioni di voti a favore, tutta una serie di persone dicevano devi dare una mano dall'esterno al nuovo governo, io l'ho fatto, però, e vengo alla ultima domanda, ti sei pentito? No, Diaco. No, perché parliamoci chiaramente, si possono commettere tutti gli errori del mondo, ma noi abbiamo preso un paese che era fermo e l'abbiamo rimesso in moto. Ora questi lo stanno ribloccando. Allora, vi rendete conto che noi abbiamo un governo che va in Europa, anziché ai tavoli con Macron e Merkel, va in Europa con Luigi Di Maio, questo statista, questo grande profeta del futuro, va a incontrare i gilet gialli, non solo va a incontrare i gilet gialli, ma va a incontrare i gilet gialli che vogliono distruggere le istituzioni democratiche francesi. Però non mi ha risposto sul partito, cioè lei, voglio dire, molti le hanno detto, Renzi, non scali il PD, faccia un partito suo, perché il consenso ce l'ha, voglio dire, si è pentito di non averlo fatto? No, perché era giusto per l'Italia, per me sarebbe stato meglio fare un partito mio e levarmi di torno, ma per l'Italia serviva stabilità e un governo che funzionasse. Ma se lo ricorda come eravamo messi? Abbiamo detto dell'Expo, ma se lo ricorda quando Obama ci diceva farete la fine della Grecia? Perché sennò qui si cancella sempre tutto e si dimentica ciò che è accaduto. Eravamo in un momento in cui c'era da faticare, tirare il carro e stare zitti. Poi lei mi dice, ma adesso molti scendono dal carro.
Ah, beh. Ragazzi, per l'ipocrisia non sappiamo che farcene, ma il punto centrale è che la mia grande sfida oggi educativa e culturale è contro, dicevo prima, i Di Maio che vanno in Francia. Perché? Perché andare in Francia da quelli che vogliono buttare giù con le armi il governo Macron, questo è il leader dei Gilet Gialli incontrati da Di Maio e dal suo degno compare Di Battista, è quel leader che in qualche misura incrina un'amicizia storica di 70 anni tra Italia e Francia. E Macron come minimo ha dovuto ritirare l'ambasciatore per qualche giorno, come minimo. Tra l'altro io appena esco da voi firmerò l'appello che Emmanuel Macron ha fatto sulla nuova Europa. Macron è un leader europeo che pensa al futuro dell'Europa. Di Maio è un leader che pensa a prendere 3 consensi e paradossalmente mette l'Italia in una condizione incredibile, perché c'è da vergognarsi a stare in Venezuela con Maduro, in Francia con i Gilet Gialli e mamma mia, cioè ci mancano soltanto i nazisti dell'Illinois. C'è un aspetto che mi ha colpito, un passaggio, in realtà introduce solo un capitolo del libro, una frase di Olaf Palme, il leader svedese che fu assassinato in un altro mondo, ormai in un'era geologica diversa. Non bisognerebbe combattere la ricchezza ma la povertà. Beh, in realtà adesso non ci giriamo intorno, in Italia negli ultimi anni, ed è stato il motivo per cui lei è stato investito, comunque la si pensi, da una carica d'odio con pochi precedenti, con Berlusconi forse, ecco, era riuscito, però mantenendo sempre anche un bel pezzo d'Italia con sé. Perché tutto ciò che è legato al profitto, tutto ciò che è legato alle imprese, è stato visto improvvisamente come materia di furto. Lo so che è antipatico dirlo, lo so che non va di moda, gli imprenditori sono diventati prenditori. Stiamo attenti, qui non è una questione di PD o Movimento 5 Stelle o Lega, qua ci stiamo giocando la nostra forza, che è quella di fare impresa. Ne parliamo un attimo. Sono totalmente d'accordo con lei. Cioè, noi abbiamo avuto la critica di aver pensato troppo agli imprenditori e poco alle persone. Poi in realtà si potrebbe stare a discutere da molti punti di vista, però è così. Questa è stata l'analisi che è stata fatta. E effettivamente abbiamo fatto di tutto perché le imprese potessero ripartire. Io ero accusato, l'amico di Marchionne. Se Marchionne fa ripartire le imprese dell'automobile in Italia, io rivendico di essere uno che dà una mano a che questo percorso parta. Tra le tante fake news che mi riguardano, perché l'aereo di Stato, l'Unicef, gli orologi, c'è quella della Lamborghini, dove mi si vede in una immagine con la Lamborghini dicendo guardate Renzi con i soldi degli italiani in vacanza a Ibiza. In realtà io sono su una Lamborghini, nella sede della Lamborghini in provincia di Bologna. Perché? Perché avevamo appena firmato un accordo che permetteva alla Lamborghini, che è ormai tedesca come azienda, è un'azienda italiana ma di proprietà tedesca, di assumere 700 persone in provincia di Bologna. Allora, se vuoi creare lavoro devi dare una mano alle imprese. Poi se l'imprenditore si mette i soldi in tasca e scappa, lo devi stangare. Ma la stragrande maggioranza degli imprenditori, delle partite IVA, delle persone che lavorano, dei professionisti, non sono dei potenziali ladri. Sono delle persone che lavorano perché credono a un ideale. Allora, aver fatto tutta una serie di misure per loro, Industria 4.0, IRAP, IRES, gli investimenti in innovazione tecnologica, ha permesso a un pezzo di paese oggi di correre più della Germania. Ragazzi, il Nord-Est ha performance superiori alla Germania. Il problema è che non siamo riusciti allo stesso tempo a dare un messaggio di speranza alle persone che stanno peggio. Ma quelli che stanno peggio, bisogna dire, ehi, io ti do una mano a trovare lavoro, non a essere in qualche misura subalterno al burocrate di turno e al navigator con reddito di cittadinanza. Quando abbiamo portato Tim Cook, capo della Apple, a Napoli per aprire la Apple Academy alla Federico II, quella era una svolta culturale. Quando abbiamo fatto di Matera la capitale della cultura, quella era una svolta culturale per il Sud. Quello che forse manca oggi è una serenità di giudizio per dire, ragazzi, non si può fare la guerra a chi lavora, bisogna mettere in condizione chi lavora di pagare un po' meno tasse. E invece, purtroppo, la pressione fiscale sta aumentando. Ecco, senatore, prima ha detto, appunto, quando c'eravamo noi abbiamo fatto questo, poi sono arrivati questi signori e hanno cambiato completamente il parametro, adesso di nuovo c'è la voglia di cambiamento, perché il tema è sempre vogliamo cambiare. Ma tutta questa non continuità non crea una sorta di schizofrenia e anche nel modo in cui da fuori vedono poi il nostro paese? Perché se non continuiamo su delle linee per alcuni anni, cioè, succede il caos. Questa cosa della TAV è emblematica. Cioè, dai, come si fa? Io sono uno di quelli che ha sempre detto che il percorso iniziale della TAV era eccessivo. Abbiamo ridotto, adesso mi vado a memoria, non vorrei sbagliare, 2 miliardi e mezzo, una roba del genere.
2,5 miliardi di euro e circa 25 chilometri di tragitto. Perché? Perché era un percorso eccessivo. Ma adesso che il percorso c'è, tu non puoi tenere tutta Europa collegata dal Portogallo all'est, da Londra al sud, e non avere quel pezzettino tra Torino e Lione. E perché poi dici di no? Perché i 5 Stelle hanno ingoiato troppi rospi, questa è la motivazione. Cioè i 5 Stelle avevano detto chiuderemo l'Ilva e l'hanno tenuta aperta, tant'è che a Taranto non possono rimettere piede. Non faremo il TAP, lo chiuderemo in 15 giorni, Di Battista in Salento, e poi il TAP giustamente c'è. Il terzo valico a Genova, Grillo diceva che bisognava mettere l'esercito per non fare la gronda, gli aeroporti, i porti, su tutto i 5 Stelle stanno in qualche misura arrendendosi alla realtà. Gli è rimasta solo la TAV, e sulla TAV stanno facendo una battaglia di resistenza. Però qui, signori del Nord che ci ascoltate e che votate Salvini, qui si parrà la nobiltà, qui si vedrà se Matteo Salvini è un leader o no. Perché o fa la TAV, e i numeri ci sono, perché in Parlamento i numeri per la TAV ci sono, oppure sta bloccando il Nord, alla faccia di quelli che dicono che con la Lega c'è sviluppo. Su questo basta cincischiare, basta tentennare, si dica sì o no. Chi dice no si assume le conseguenze. Insomma, se questo paese, se entriamo nel futuro con leader strategico del paese Danilo Toninelli, è evidente che è un paese che siamo condannati alla recessione e alla crisi. Senta, suo malgrado negli ultimi mesi lei è stato al centro di una campagna mediatica, devo dire a tratti anche volgare, che ha visto coprotagonisti i suoi genitori. Come spesso si dice, quando si è dei galantuomi, i processi non si fanno sui media, non si fanno sulle supposizioni, con le supposizioni, si fanno con gli atti, si fanno con i fatti. Bene, un fatto però, se non sbaglio, c'è. Quando le aziende della sua famiglia, quando lei era a Palazzo Chigi, hanno triplicato il fatturato, e le aggiungo che in questi giorni sui giornali è stata pubblicata un'intercettazione in cui, se non sbaglio, un imprenditore di nome D'Agostino avrebbe detto che non è facile rispondere di no al padre del premier. Allora io le chiedo proprio onestamente, lei ha detto tanto e ha raccontato anche la sua sofferenza su questa vicenda, cosa si sente di dire rispetto a questi due fatti che vi ho appena citato? Che i processi appunto si fanno nelle aule, non raccogliendo una intercettazione, perché potrei dirle che i numeri che vengono posti sono contestati dai difensori dei miei genitori, ma io non sono in questo momento a fare l'avvocato. Io ho due elementi che devono essere chiari. Da un lato ho un elemento da figlio che spero mi sia consentito, e cioè vivo un dolore profondo. Penso che chiunque possa capire questo. Da un lato perché mi sembra una cosa abnorme pensare ai miei genitori privati della libertà personale, dall'altro perché li ho visti fino a 3 anni fa, 4 anni fa, nessun problema, nessuna discussione. E poi vedi, come dire, le accuse che ci sono, che loro respingono, e io sono contento che respingano, che vogliono provare la loro innocenza, ma sono accuse assolutamente risibili rispetto alla gravità dei comportamenti medi. Se hanno sbagliato è giusto che paghino come tutti, ma sostenere che si possa fare un processo sui giornali, sulle radio, sui media... Aspetti, dai Diaco, le rispondo. Da figlio io ci sto male, ci soffro, penso che chiunque possa capire. Mi fa piacere che loro abbiano detto una cosa bella, cioè che noi vogliamo andare al processo e vedere se siamo davvero colpevoli o no, perché noi riteniamo di essere innocenti, e evito di utilizzare i miei spazi TV o per attaccare o per difendere o per andare a fare l'avvocato difensore. C'è un punto però che dico da rappresentante delle istituzioni. Da rappresentante delle istituzioni io dico fiducia nella magistratura e nei giudici. Noi non abbiamo particolari problemi a dire si vada a processo. Non abbiamo, Diaco, una piattaforma privata che toglie il processo al ministro dell'interno. Non abbiamo rubato 49 milioni di euro agli italiani. Non abbiamo soldi dal pubblico. Lei dice ma c'erano un aumento di fatturato. Anche questo la difesa lo smentisce. Ma non mi interessa. Lo vedremo in sede di... Quindi scusi, questo è importante, lei mi sta dicendo che non è vero che quando lei era a Palazzo Chigi le aziende di famiglia hanno triplicato il loro fatturato. Questo io le sto dicendo che nel merito dei processi non ci metto bocca, perché non mi va in una fase in cui da un lato credo che siamo di fronte a una cosa abnorme, e dall'altro non mi va di utilizzare il mio ruolo di senatore della Repubblica, di rappresentante delle istituzioni, per una vicenda personale. Ci soffro come un cane da figlio, me lo consentirà, ci sto male, me lo consentirete, dopodiché ho una mia opinione, conosco i miei genitori e penso che tra 3 anni, 4 anni, 5 anni di questa vicenda si parlerà ancora, e sono curioso di capire come, perché quando i nostri sono stati prima massacrati sui media
e poi archiviati nei tribunali, sui media, nel momento del massacro mediatico, delle avvisi di garanzia, delle intercettazioni, c'erano le paginate e le aperture dei giornali. Quando ci sono state le archiviazioni, sono andate a pagina questo 42. Per tutti, benissimo, però, eh? Perfetto. Benissimo. È un'inciviltà, perfetto, che riguarda. E allora, tutti. Siccome io non faccio polemica, voi, io dico, signori, aspettiamo i processi. Rispettiamo i processi. Ci sono le sentenze? Sì. Quante sentenze ci sono al momento sul caso dei miei genitori? Glielo dico io, due. Chi riguardano? Marco Travaglio. Marco Travaglio è stato condannato due volte a pagare risarcimenti per diffamazione e quindi per il momento sulle querele, sulle sentenze stiamo 2-0. Poi è chiaro, nessuno di noi è un robot, ognuno ha i suoi sentimenti, le sue impressioni. Io ho una dimensione umana che è fortemente provata da questa vicenda, però rivendico il fatto di non aver cambiato posizione. Cioè, io sono sempre stato garantista. Io ho chiamato Virginia Raggi quando Virginia Raggi è stata assolta. Penso che Virginia Raggi stia governando malissimo Roma. Penso che Roma sia diventata non più la città della lupa, ma la città dei cinghiali e degli animali in mezzo alla strada a rovistare il sud. Sì, mi permetta, con la corresponsabilità anche del Partito Democratico che l'ha governata in passato. Diaco, lei può fare tutta l'analisi del passato che vuole e io posso persino essere d'accordo su alcune cose. Le sto dicendo che oggi Roma ha perso un'occasione che si chiama Olimpiadi, che era per... Non che era dubbio. Per Roma quello che è stato l'Expo per Milano. E chi ha detto di no alle Olimpiadi? Il Partito Democratico, perché lo dico scherzando anche nel libro, alla fine va sempre a finire che è colpa di Renzi e colpa del PD. Se ci sono i rifiuti per la strada a Roma dopo tre anni che governa Raggi, Diaco, possiamo dare la colpa a Marina, a Veltroni, a Rutelli? No, la colpa è detto che io ritengo la Raggi incapace di fare il sindaco. Quando lei è stata processata io l'ho chiamata, perché noi siamo garantisti sempre. Altri sono quelli che, come ha fatto un senatore il cui nome è Giarrusso, il cui cognome è Giarrusso, dicono Renzi andrebbe impiccato. Ma dove vogliamo andare con quest'odio? Senta. Ma dove vogliamo andare con questa cultura della... che poi non riguarda soltanto me, finisco, generale. Riguarda un po' tutti. Senta. Insomma, qui abbiamo Emma Marrone, una delle cantanti più brave d'Italia. Quella è una d'Italia, pagina indecente. Che dice aprite i porti e la insulta. Scusi. Però il bambino di colore, anche che la Lega il bambino di colore nel togliere di mezzo quel soggetto. No, la Lega, no, mi scusi, io non sono d'accordo. La Lega è quel partito in cui il sottosegretario alla cultura fa un tweet contro Emma Marrone. Si chiama Borgonzoni. No, io mi riferivo a quel post del... Ho capito, però è un clima, però Giuliani, il bambino di 5, il bambino di 8 anni o 10 anni, non mi ricordo, della scuola elementare di Foligno. Ragazzi, messo davanti alla cattedra e gli viene detto tu sei brutto. Vabbè, e nero. Mica è colpa del governo, è colpa di un professore. Il governo non ha ancora licenziato quel professore. Perché il governo non ha licenziato quel professore? Io l'ho fatta licenziare quella professoressa che quella a Torino disse cosa disse, augurò la morte alla polizia. Perché non l'ha ancora licenziato quel professore? Senatore, c'è un aspetto. Perché Salvini non twitta mai su questo? Perché quando c'è tre ragazzi bianchi che violentano una ragazza bianca di un non clima, ne parlano, di un clima di è cui un clima infame. Fermiamoci prima che sia troppo tardi. Detto che sulla vicenda Consip poi prima o poi si dovrà ragionare anche di un allora Presidente del Consiglio di fatto intercettato, un aspetto che non è mai stato abbastanza sottolineato. Lei è esperto, tra le altre cose, inevitabile, essendo stato molto potente, di carri, prima pieni e adesso, non dico deserti, ma insomma abbastanza svuotati. Deserti di dirigenti e pieni di gente, questa è la cosa bella. Però diciamo che quelli che contavano, anche ieri Del Rio ha detto lo sento poco, Renzi, il sindaco di Milano, che comunque qualcosa le deve, non si è mai mostrato particolarmente vicino alle sue posizioni. Come si comporterà adesso lei con Zingaretti e soprattutto qualsiasi cosa farà Zingaretti, per lei andrà bene per il futuro del PD o ritiene dover alzare il ditino e dire aspetta un attimo? Io di gente che alza il ditino quando uno vince le primarie sono un esperto dal punto di vista della vittima. Oggi c'è un nuovo segretario, si chiama Nicola Zingaretti, ha vinto in modo netto le primarie, ha ricevuto quasi 1 milione di voti, merita, il diritto e direi anche il dovere di fare ciò per il quale 1 milione di italiani o quasi lo hanno scelto. Quindi da parte mia ci sarà soltanto il rispetto che, me lo lasci dire, io non ho avuto quando abbiamo vinto noi, perché dal giorno dopo ci hanno fatto la guerra, correnti e correntine. Però interpreto il mio ruolo come? Mettendo il ditino sul segretario Zingaretti, ma che io sono in Parlamento e quando devo far sentire la mia voce su alcune questioni la faccio. Per esempio la questione dell'unità di missione sul dissesto idrogeologico. La gente dice ma che dice Renzi di mattina a quest'ora? Le frane... le bonifiche, avevamo messo una struttura di geologi, di geometri, di ingegneri, di architetti a lavorare su questo. È arrivato il governo Conte e l'ha cancellata.
adesso che vedono le prime conseguenze la vogliono rimettere. Tu dirai, ma questa è una cosa banale. Invece no, sono miliardi di euro per la sicurezza dei nostri figli. Faccio sentire la mia voce sulle battaglie mie. Vi ricordate quanta polemica mi hanno fatto sui sacchetti di plastica, sulla cugina, il fratello, la zia? Liberare gli oceani dalla plastica per me è una delle grandi questioni. Ridurre la presenza di plastica nel nostro paese è una delle grandi questioni. Faccio battaglie educative, culturali, giro un po' per il mondo, do una mano a chi devo dare una mano e evito di fare poi scrivo libri, maratone, conferenze ben pagate, non c'è nulla di male. Poi fa un po' l'Obama, no? Cioè quello che Obama è un'altra roba. Anche se ho visto che Di Battista ha detto che Obama è un golpista. Cioè io in un paese normale, se uno come Di Battista dice Obama è un golpista, che succede? Chiamano il 118, gli fanno vedere l'ambulanza con le lucine dicendo vieni tranquillo, non è successo niente, via, e lo portano con via. La camicia di forza. E invece da noi lo mandano nella Renzi, TV pubblica. In una battuta, come va il PD alle europee? Bene. Bene, basta, ok. Cioè, il suo ego, Renzi, scusi, una ultima domanda, il suo ego, come ha imparato a governarlo o no? È talmente grande, Diaco, che quasi compete col suo. Grande Renzi. Ciao, ciao, grazie. Ti sfido a duello. Vinci tu su questo, ciao. Un'altra strada, Matteo Renzi, in bocca al lupo Italia, possiamo dirlo. In bocca al lupo all'Italia, perché arriva la recessione e arriva la patrimoniale. Speriamo di no, temiamo di sì. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari. Expert, quando vuoi di più. Solo da Expert trovi...